Hola bebés, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi registrerò un video insieme a mia sorella che me l'avete chiesto veramente, veramente tantissimo. E quindi... E quindi sì, mia sorella apparirà tra 3, 2, 1... Non sono sua sorella in realtà. Sto facendo finta che sia mia sorella, dai. Me l'avete chiesto tantissimo che si sia mia sorella. Sono Roland! Ah no. Ok, ecco perché non vuole guardare la guacca, la più. E io mi chiedo se l'alcol di Sara. Esatto. Non so se avete già capito dal titolo come è questo video, ma non so se io non so. Te l'hai visto in italiano o non solo in spagnolo? Io l'ho visto da un'altra. Boh, io l'ho visto tipo da ragazzi in spagnolo. Quindi in pratica il fatto è che io mi sono scritta delle domande che ho preso appunto da un box che avevo lasciato su Instagram a voi, e sono domande un pochino scomode. Esatto. Scomode. E quindi adesso io leggerò le domande e appunto... Ma sono anche domande per te? Sono tutte le domande, dobbiamo rispondere tutte io. Se non le vogliamo rispondere, sciottino, non bevete a casa, non sto facendo pubblicità a nessuno. Ok, qui abbiamo il bicchiere. Sì, non la vedo. Intanto io lo preparo. Il primo della prima sera. Sì, ma non quello bello grosso, cioè, non, perché sennò finisce piccolino. Ma sì, perché sennò. Che schifo. Ma veramente schifo, guarda. Potete prendere tipo vodka? Ma questo un botto, questo costa 5 euro. Adè? Iniziamo proprio leggere. Avete mai baciato un ragazzo in discoteca senza neanche conoscerlo? Credo che devo dare un tornito e la sente. Io no. No, e io? No, però dai, poi ti conoscevo, nel senso, se hai conosciuto un ragazzo la sera e ti sei baciato. Può darsi. Insomma. Perché? Ok, sì, può darsi. Sì? Sì o no? Ci saresti capace. Mi serve proprio la sera perché non lo conoscevo. Sì. Non lo conoscevo. Sì. E anche quel giorno. Sì, è vero. Vabbè, ero piccola, ragazzi, non ero ancora una persona matura. Avevo solo 14 anni. Hai mai fumato erba? Cioè, ma l'ho fatto davanti a tua mamma. Ma non è così male. Non è forte. Sì, per favore. E chi è che ha fatto il poco? Chi leggi? Leggi, da qui. Hai mai rubato? Sì, io ve l'ho anche già detto nel video con la mamma. Tu? Qualcosa sì. Sì, sicuramente. Io sì, una Red Bull mi sembra. O una Monster, non mi ricordo. Non fatelo, non va affatto bene. Se lo voglio me lo prendo. Vi è mai piaciuta la stessa persona? No. A parte Justin Bieber. No. Dici che colpo? Beh, ma sai quello che penso io? Beh, forse. Eravamo piccolissime. Molto piccole. Che da me. Sì. Io sono proprio felice. Ma che te eri piccola in realtà. Okay. A che età hai perso la verginità? 15. 14. Perra. 10. Perra. La mamma ci ha portato un po' di gimmare. Era d'errori, ora è acqua. No, non sponsorizziamo la bottiglia. Vi stanno simpatiche le vostre suocere? Ma te la suocera io? Sì. Alessia. Non sei casata. E si chiama tutta casata? Neanche tu sei la suocera. Beh, però ho già un figlio con Seba, quindi. Ma che c'entra? Quindi io devo considerare. Sì. Chi sarebbe mio suocero? Vabbè, però. Così. Lo censuro. Vabbè, comunque. Vabbè, lei. Arrotondiamo il tutto. Ti sei mai masturbata? Dai, no, è bruttissimo. Dai, non rispondi. Stai incuriosa. Rispondi prima te? No.
Sei tu la sorella più grande. Ti voglio dare l'esempio. E che in cambio metterai questo. Allora ragazzi, io sarò sincera con voi. Ci ho provato da piccolina. Ci ho provato, cioè, non è che lo faccio. Non sento. È come che. No. È che mi sembra una cosa inutile. Inutile e non da fare a me stessa. Cioè, è più bello se è il tuo partner. Oppure non è. Però comunque. Se non sei tu a portare la sua, no, non ci trovo il piacere, ecco. Beh, prossima domanda. Hai mai mandato una foto nuda a qualcuno? Beh, sì. Sì. Mucho. No, fidati di me. Hai mai avuto un coma etilico? Talvez esto. Questo forse dovrà rimanere un tabù. No, non tabù. Suspense. Quando fate fichi fichi, ci sono anche i vostri figli nella stanza? Come che cazzo non lo fai? Sembra una merda. Cioè, nel senso dove dove. Vabbè, io sì. Dove lo metto mio figlio, scusate? Magari sicuramente non mentre è sveglia e guarda. Esatto, ecco, esatto. Cioè, sì, con un po' di riservatezza. Non lo posso buttare giù nel. Come si chiama? Come si chiama la parte sotto? Quella del garage. Dorme. Da molto, che non sente. E poi sto zitta. Nel casa. Casa a me! Cagliami tu! Qual è stato il posto più strano dove l'avete fatto? Allora, in pratica non so nemmeno come spiegarvelo. Sembrava una persona così strana. Avevamo fatto buca. E in pratica era un posto stranissimo. Non penso che nessun altro l'avevo mai fatto in un posto così strano. Allora, era in spiaggia. Ma tipo in spiaggia c'era un locale. Solo che visto che era inverno, faceva freddo ed era chiuso, ma era comunque all'aperto. Era tipo quel bancone tutto coperto di plastica. Siamo entrati tipo abbiamo aperto la plastica e ci siamo infilati in questo scatolino di dentro, capito? Cioè il bancone dove si paga era tutto ricoperto perché era chiuso, perché appunto era chiuso il locale, perché era inverno. Ecco, c'era un coso dove si alzava e era di sotto? Sì. Sì, è stato scomodissimo, bruttissimo. E la blanca? Nonna, no, gli stiamo lavorando. Allora con il dedo. Io? E Pitò, mi sento un pochino male la testa. Un momento. Beh, io non ho fatto posti strani, io ho fatto. Sì, Michelle. Sì, Michelle. Come per esempio Alfred e Micaela. Vabbè, anche te. Anche lì per te. Basta. Basta, controllate, non dico tutto. No, non ho fatto in posti strani. No, non ci credo. No, cioè, sono sopra un motorino, conta? Sì. Ok, sopra un motorino. Dai! Vi siete mai dati consigli sul sesso? Normale, sì.
No, perché sai che ho letto tipo un botto di ragazze che mi hanno scritto: ma te ti dai consigli con tua sorella sul sesso? Io non riuscirei a parlarne proprio per niente con mia sorella. Però sinceramente no, sì, io un botto. Cioè lei mi racconta soprattutto, almeno sì, penso. Con è stato Ennio. Ma anch'io gli racconto sempre tutto, quindi. Non riesco. Glielo dai a lui. Vai. No. Avete avuto esperienze brutte a letto? Quando erano le mie prime volte, quel. Che imbarazzo, ragazzi. Beh, sì, è vero. Quello. Sì. Anch'io, sempre, quando sei a nuova. No. Beh, quando sei. Anche un'altra volta, tipo quando siamo stati schermati dalla mamma. Ah, io sono rotto. No, mi ricordo che c'era la teglalice, quella cosa che c'era la teglalice. Oh là là mio! Ero qua in garage aperta la mano. Disgraziata! Sì, però non ricordo, Dio mio, sono stata paura per te. Mettilo giù al gordito. Quel giorno ci abbiamo scopato di cazzo. Siete mai fatte sottomettere? Cioè? Nel senso. No, io sottometto. Siete sottomettere? Terra! Oh, sto facendo proprio il filo. Beh, io sì. Sì. Posizione preferita, Michelle Aguilera. Un ieno. Un ieno. Abbiamo mai scappato dalla stanza. La mia. Bello. Pommi al 4. No, anche adesso dopo 4 mi fumare il 4 però. Io sopra. Tu sopra? Sì. Glielo dico. Te? Non te lo dico. Lo gritte. Ah! Ok. Oh, non mi così aggrette comunque. Of course. No, stiamo ridendo perché ci avete chiesto se abbiamo mai fatto la doccia insieme. Ovvio, cioè. Sì. Siamo sorelle. Quando tu ultima vez? Sono venuta già 3 volte qua. Sì, questo mi sembra. È il 4° giorno questo. 5 giorni fa andato. Te? Perra. Gianni mi acquerda. È vero. No, si mi acquerda. Vi siete mai fatte beccare dai vostri genitori in marce di alcol? La loro reazione. Quando dovevo mettere quel video? Non è un video! Non ci siamo potuto di acqua, un pochetto di acqua. Forse anche troppo buono. Non mi ha beccato però. A te. Non mi ricordo. Io dove. Ho dormito da te quel giorno. O no? No, aspetta, no. Una sera hai dormito da me. Non è quella. Non era quella sera. Era quella sera che avevo litigato. Non avevo dormito da te. Aspetta, che l'ho scoperto? Sicuramente. A me no. Cioè, nel senso. Nel senso. Ho fatto i video e sì. Sì, Ti cioè, non è che mi hanno scoperto, cioè sono salite dopo comunque non so. No, sì, non l'ho chiamato la mamma sicuramente. È perché mio fratello è un pezzo di merda, capito? Lui non è che ci copre, lui è proprio. Ci filma, sì. Si mette a ridere nel frattempo e dopo racconta tutto alla mamma e fa tutto il perfettino. Come se lui non avesse mai sì, detto. Esatto, sì, esatto! Lui fa, no, io mi sono fermato al mio cocktail perché ho detto basta. Come si dico tutti, vabbè. Avete un fetish? Se sì, quale? Io non ho fetish. Aver confuso un po' di pipì per squirt. Io no. Anch'io. Ti sono mai interessate le ragazze? Se cavolo la merda. Sono interessate le ragazze. Cioè, nel senso. C'è comunque quell'età in cui. Tu? Sì. Vabbè, così. Dove è l'orecchio? Aspetta. Dove è l'orecchio? Aspetta, non è l'orecchio. Dai, chi? Non era una ragazza amica mia. Mettila. Che non vuoi che cacco.
Vuoi borrare questa parte? No, nel senso, non mi ricordo, non penso che sia stata una persona, una ragazza che se la conoscevo, magari una ragazza così che ho visto, ma nel senso sì, ho avuto questo dubbio in una epoca della mia vita in cui dicevo, ma sarà normale che... C'è stato un periodo in cui tipo ero in prima media e anche in quinta elementare in cui io avevo questo dubbio, pensavo di essere dell'altra sponda. Esatto, anch'io, anch'io. L'hai mai fatta da ubriaca? Faresti mai faresti mai fichi fichi per soldi? No, io no. Al massimo OnlyFans, ok, sì. Beh, lì si conta. No, scherzo, no, nemmeno. Beh, per le foto dei piedi magari. Hai mai pensato ad altro mentre facevi l'amore con il sapore conservato? No, non ogni tanto, una volta mi è capitato. Ma a qualcun altro o a qualcos'altro? No, no, a qualcos'altro. Ovviamente. 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 Adem un salvatore. Tu pilate che ho detto dell'alcol. L'ultima domanda, ragazzi, perché qui l'alcol scherza. Lo avete mai fatto in un bagno pubblico, discoteca o fuori dalla discoteca? Tu? Rispondi prima te. Per quelli prima te. Sì. Buona parente, se io mettiamo l'ultimo sciottino. Che asco, l'ultima parte era mascherosa. Ok. Bene, ragazzi. In realtà avrei desiderato essere un pochino più con lei. La prossima volta prendiamo solamente il jet level. E sicuramente faremo tipo una parte un pochino più extreme con domande più hot, magari nel suo canale, il mio non lo so. E quindi sì, questo era tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video e sono happy. A me fa un pochino male questo video. È il 99. Il 100. Il 100. Il 100 comunque sono qua. Il 99 dov'è? Quindi sì, se per questa domanda lo sapete già nei commenti oppure nel mio Instagram che vi lascio qui e anche giro l'infobox vi lascerò anche i suoi. Dai, il link del mio canale e il mio Instagram. Molto ciao, ciao. Mandiamo un bacione. E vi auguriamo una bellissima giornata, ragazzi, ubriacatevi perché l'alcol fa bene all'anima, a purificarvi. E poi adesso cerco video.